sito delle razze italiane, ovvero tutte le razze di cui l'Italia detiene lo standard di razza. Razze originarie del territorio italiano, razze molto antiche, razze che oltre a essere un simbolo di biodiversità rappresentano anche parte della nostra storia culturale. Siamo pronti per vedere i migliori soggetti appartenenti alle razze italiane? Accogliamo con un grande applauso il giudice che sceglierà i tre finalisti dall'Italia, Luigi Gabuardi, che ringraziamo per essere qui con noi. Benvenuto. Ed ecco quindi a voi i gioielli di casa nostra, mi piace definirli così. Cane da pastore maremmano abruzzese. Cane corso. Segugio italiano a pelo raso. Segugio italiano a pelo forte. Bracco italiano bianco e arancio. Lagotto romagnolo. Maltese. Piccolo levriero italiano. Abbiamo cani da guardia, cani da utilità, cani da caccia, cani da compagnia nel patrimonio delle razze canine italiane. È un raggruppamento grandemente voluto dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana proprio per portare alla conoscenza del pubblico delle esposizioni cinofile quello che è il patrimonio cinotecnico di casa nostra. Come dicevo poco fa, lo standard di razza, ovvero la descrizione del soggetto ideale che caratterizza tutte le razze cinofile riconosciute, viene detenuta dai paesi d'origine. L'Italia detiene lo standard di queste razze che vediamo in questo momento nel nostro ring. Ne manca qualcuna. Abbiamo 16 razze riconosciute e qualcuna in via di riconoscimento. Piccolo levriero italiano. Maltese. Lagotto romagnolo. Bracco italiano bianco e arancio. Segugio italiano a pelo forte. Come dico sempre, l'ho detto anche poco fa, i giudici non sono influenzabili, ma gli applausi, se ci piace un cane, fanno sempre piacere. Per cui si formino pure le clac dei vari soggetti. Segugio italiano a pelo raso. Cane corso italiano, corso significa semplicemente forte, resistente e non proveniente dalla Corsica, una razza originaria della Puglia e della Basilicata. Poco più su in Abruzzo e nella Maremma laziale toscana si è sviluppata la razza del cane da pastore maremmano abruzzese. Saliamo sul podio. Perfetto. Il nostro giudice saluta i conduttori dei migliori soggetti delle razze italiane. Prepare to live away from your soul. The sun is going down as the curtain rolls up. Only you know if it's all for show. Don't get stuck. Read between the lines and recite the script that was laid out a long while ago. It's time to shift. When you take everything, when you take it, put it in your pocket. Put it in your pocket. Come on, yeah, yeah.
Terzo posto. Bracco italiano bianco arancio. Ci portiamo qui per consegnare il secondo premio. Segugio italiano, e sono due. A pelo, e sono due perché hanno tutte e due il pelo. Forte. Andiamo in lungo stasera. Complimenti. E siamo pronti per chiamare il vincitore, il più bel soggetto tra le razze italiane, il Can Lagot, Lagotto Romagnolo. Quella bella.